Con Brando Marraccini, director di Divel Italia, Mido TV. Brando, ci racconti quali sono le novità principali che presentate quest'anno al Mido? Sì, buon pomeriggio. Intanto siamo di nuovo qui anche quest'anno e presentiamo alcune diverse novità sia in ambito di lente oftalmica che di filtro solare. Quest'anno abbiamo deciso di continuare l'esperienza di coniugare il filtro solare sulla lente oftalmica, ampliando e rinnovando la collezione alta moda, inserendo alcuni colori nuovi sia come standard, quindi un colore ametista che vediamo alle nostre spalle, un colore che va molto, molto di moda quest'anno, e inserendo alcune novità sia dal punto di vista solo di colore che anche dal punto di vista tecnico di colorazione, quindi inserendo anche una colorazione fotocromatica di colori special, quindi non solo il grigio ma anche verde, blu e viola, declinati sia in colorazioni standard, cioè in conformazione standard, quindi senza trattamenti, che con trattamenti flash, specchiature, per rendere il prodotto esteticamente più all'avanguardia. Come novità abbiamo presentato anche sulla lente oftalmica una gamma di prodotti che chiamiamo Eye Protection, quindi una gamma di prodotti dedicata alla protezione totale dell'occhio, che si compone di tre prodotti principali. Uno è il Chroma, quindi un trattamento dedicato alla protezione dell'occhio durante l'utilizzo di schermi, computer o comunque per tutte le persone che passano molto tempo davanti al computer e soffrono dei comuni mali di questo tipo di professione. È una lente che aiuta a migliorare il comfort visivo per lunghe esposizioni a luci artificiali. Abbiamo poi inserito un secondo prodotto che chiamiamo Blue Natural. Questo prodotto è un filtro della luce blu, quella luce blu che è molto sulle pagine dei giornali, si legge molto ultimamente, e quindi un filtro UV420 che scherma l'occhio da tutta la luce blu, permettendo di percepire comunque i colori in maniera nitida senza alterare quindi la visione ottimale del portatore. Terzo prodotto che compone il pacchetto Eye Protection è un filtro polarizzato, disponibile sia come filtro da sole, quindi lente neutra, che disponibile come lente di ricetta, freeform ovviamente, ed è un filtro polarizzato in cui abbiamo combinato la polarizzazione del filtro con una speciale tinta in grado di assorbire la luce UV fino a 450 nanometri, quindi taglia tutta la luce dannosa più potente. E la particolarità di questa lente è che, nonostante assorba una gamma luminosa molto ampia, è possibile utilizzarla in qualsiasi situazione, compresa la guida, perché è conforme a tutte le normative, per cui è una lente che offre il massimo comfort visivo in ogni situazione, aumentando il contrasto e la percezione cromatica dei colori in maniera veramente ottimale. La terza novità di quest'anno, su cui crediamo molto e abbiamo puntato molte delle nostre risorse anche in termini di budget pubblicitari, è Aurora 4D, che è un'evoluzione dell'Aurora che è nel nostro portafoglio prodotti da diversi anni, con un disegno migliorato, un disegno di progressione migliorato, più confortevole, ottimizzato per l'utente finale. È una lente ricalcolata in tutti i suoi parametri, quindi che sfrutta appieno la tecnologia di freeform disponibile oggi sul mercato, disponibile in ogni indice, con ogni trattamento, e che è il nostro fiore all'occhiello di prodotto oftalmico, su cui abbiamo investito molto anche in termini pubblicitari, dedicando investimenti televisivi, in magazine, in social, il prodotto che abbiamo deciso far diventare il nostro cavallo di battaglia sul mercato. Per quanto riguarda l'oftalmico, queste sono le tre novità principali, e la nostra azienda è molto presente anche nel settore del filtro solare, e anche quest'anno abbiamo presentato nuove collezioni di filtri da sole. Tra l'altro abbiamo ottimizzato l'anno scorso un design office all'interno della nostra sede di Bologna, dove
si racchiudono, diciamo, i tre aspetti fondamentali dell'evoluzione, dello sviluppo di un prodotto, quindi il disegno, la concezione. Abbiamo una designer molto brava che sviluppa tutte le nuove collezioni, sia in house, quindi che decidiamo di portare avanti noi, sia su commissione dei clienti, abbinato nello stesso ufficio lo sviluppo tecnico del prodotto e il marketing del prodotto. Il prodotto principale che abbiamo presentato quest'anno e di cui andiamo molto orgogliosi è un processo innovativo di colorazione della lente, che tra l'altro è stato anche finalista al premio lenti del Sigma d'Or, che è la collezione Tattoo, ed è una collezione totalmente innovativa, perché permette di poter applicare sulla superficie della lente, qualsiasi superficie della lente, qualsiasi disegno il designer decida di creare, quindi è una customizzazione totale del prodotto. Con Giampaolo Molinaro, marketing manager di Velitalia. Giampaolo, benvenuto a Mido TV. Per voi la presenza in fiera è ormai una costante, possiamo dire praticamente da sempre. Come è andato il Mido, come va il Mido, che cosa rappresenta per voi il Mido? Il Mido è sempre un appuntamento molto importante per noi, una delle più importanti fiere del settore a livello mondiale, poi, ecco, non solo nazionale ma anche a livello europeo. Per noi poi è sempre un momento di grande concitazione a livello lavorativo, perché presentiamo delle novità sia nel campo oftalmico che nel campo dei filtri solari, sono i due core business praticamente. Quindi visite, appuntamenti, ritrovarsi poi con clienti storici è sempre una cosa molto affascinante, un po' stancante, ma si ritorna a casa sempre soddisfatti, ecco. Senti, se dovessi scegliere tre parole, tre aggettivi che definiscano Divel, quali sceglieresti? Probabilmente, sicuramente sceglierei giovane, dinamica e diversa, ecco. Diversa in che cosa? Cosa che vi contraddistingue? Diversa perché, come dicevo prima, noi abbiamo due anime, ecco, sia quella che riguarda appunto le lenti oftalmiche e i filtri solari. Quindi per questa nostra particolarità ci contraddistinguiamo in entrambi i campi, nel senso che una contamina l'altra, e quindi anche l'aspetto dell'oftalmica, che è vista spesso come un qualcosa di molto tecnico, per noi diventa anche un modo di fare, diciamo, anche moda, tendenza, ecco, perché poi alla fine i filtri da sole sono una componente importante dell'occhiale nel mondo fashion, quindi è un qualcosa che contamina l'uno e l'altro. I filtri contaminano le lenti oftalmiche nel lato fashion, le lenti oftalmiche contaminano i filtri solari nell'aspetto più tecnico e più particolare, ecco, quindi la cura del dettaglio sicuramente. Senti, Divel è un'azienda estremamente attiva sul versante della comunicazione, oltre che ovviamente quello della produzione, social network, video, internet. Tu che ti occupi del marketing anche digitale dell'azienda, come spieghi questa scelta? Allora, sicuramente, come dicevo prima, spiegando anche le tre parole, ecco, che ci contraddistinguono, siamo un'azienda che cerca di proiettarsi al futuro, ecco perché dicevo anche giovane. L'età media delle persone che fanno parte oggi della Divel Italia si è molto abbassata, ecco, sono persone, molte sono sotto i 30 anni, è un dato molto importante. Quindi questo ha consentito di creare delle strategie di comunicazione più attuali. Allo stato attuale, appunto, comunichiamo attraverso i social network, che è uno strumento importantissimo sotto il punto di vista comunicativo, ma non trascuriamo poi la comunicazione, se mi consenti di dire il termine un po' più standard, quindi il sito, che non è un sito sia istituzionale, ma che cerca sempre, appunto, come dicevamo prima, di essere guardato in maniera diversa, ecco. Anche sulla carta stampata, attualmente anche con spot televisivi che sono incentrati sui nostri prodotti top di gamma, quindi sono trasmessi poi sulle TV generaliste e TV private, ecco. Quindi il piano di comunicazione per il 2017 ha previsto degli importanti investimenti proprio per sponsorizzare l'attività dell'azienda e allo stesso tempo offrire un valido contributo ai nostri clienti, che continuano a darci fiducia a vendere i nostri prodotti.